Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hard West 2. È uscito qualche tempo fa, qualche anno fa, Hard West 1 e a differenza di questo non era in italiano. Non so quanti di voi lo conoscono, quel gioco ormai costa $19.99 ma non è tradotto in italiano appunto. E niente, siamo stati fortunati perché mi hanno concesso di portare questo titolo in anteprima. Il gioco non è ancora uscito, uscirà nel corso del 2022, quindi non so dire nemmeno il prezzo. Ho deciso di andare a provarlo insieme a voi, è una sorta di Far West a turni, combattimento strategico. L'ambientazione è quella del Wild West, insomma, mi sento io di definirla così, insomma, quel Far West un po' anche sovrannaturale, se vogliamo. Lo cominciamo e vediamo un attimino in che cosa consiste questo titolo. Si parla di comunque un treno fantasma, si parla di bottini, si parla di insomma assalti e tante altre cose insomma che andremo a vedere insieme ora. Qualsiasi idiota armato di pistola può rapinare una banca, rapinare un treno invece, quella sì che è un'impresa. Bene, ho ricevuto una soffiata su un treno dei federali carico d'oro, che viaggia di notte con il personale ridotto all'osso. La gente lo chiama il treno fantasma. Qualcuno crede perfino che sia stregato. Io penso che sia un'ottima copertura. Così ho messo insieme una posse per andare a rapinarlo. Flynn, ancora un po' inesperta, ma probabilmente la più intelligente tra noi. Ovviamente non me la porto dietro per i suoi muscoli, ma possiede dei talenti più oscuri. È il tipo di persona che non riesce a fermarsi a lungo nello stesso posto. Out in there. Non badare al nome, non c'è niente di divertente in lui. Un paria, anche fra quelli della sua tribù, non so cosa abbia fatto. Questo sembra più un indiano. Ma so bene cosa fa, e quel che non fa, che fa non è bello, non è bello da vedere. Poi c'è Clive, o Kester Colt. La pistola più veloce del West, o almeno così dicono, e lui non fa nulla per smentirlo. Il mio protetto e il mio migliore amico. Io sono Jim Carter, pistolero fuori legge, baro di prima categoria, al tuo servizio. E ben presto, un uomo schifosamente ricco. Va bene, cominciamo. Iniziamo a vederlo un po' dal punto di vista grafico questo titolo. Devo andare a vedere anche la risoluzione perché non sono andato a vederlo comunque. Avevi ragione capo, la sicurezza è ridotta all'osso. E non ci sono altri passeggeri, non mi piace, meglio rinunciare. L'out in dia si tira indietro. Forza, forza, che riesce a salire sul treno per prima, si becca una quota extra. Diamo il benvenuto al tutorial per imparare tutte le meccaniche. Vabbè, possiamo saltare con salta tutto. No. Allora, praticamente è bellina la cosa qua. Fai clic sulla casella evidenziata e andiamo qua. Quindi a turni ma in movimento. Spostarsi, sparare, usare l'abilità consuma punti azione di un personaggio. Ogni personaggio inizia il turno con 3 punti azione. Quando vengono consumati tutti i punti, il turno finisce. Ok. Allora, vediamo un attimo. Fai clic sulla casella evidenziata per spostare l'auto in dia. Ok. La spostiamo lì. Ce la fa? Sì, ce la fa, sta salendo. Scusate che ho un piccolo problema. Ok. Guardati attorno con i tasti WSD, spostando il cursore verso i bordi dello schermo, ruota la visuale con QED. Ok, quindi praticamente muoviamo così, 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 e ruotiamo la visuale. Bella perché è fluida. Fluida, insomma, ha questi vari step. Flynn, sposta Flynn dietro una pila di casse. Ok, la spostiamo qua. Ma scusate, ma i cavalli dove vanno dopo? Se ne vanno? Sì. La barra sopra la testa di un personaggio mostra i suoi punti vita, punti vita, PV. Ogni attacco riuscito infligge danni che riducono i punti vita. Quando i punti vita di un nemico raggiungono lo zero, il nemico muore. Quando succede a un membro della posse, il personaggio perde i sensi. Ok. E ora di sparare qualche cattivo. Scegli l'abilità fuoco 2. Ok. Questa. E spariamo a lui, a Gunman. Il numero percentuale indica, ok, al 100% di colpirlo. Perché? Spara. Ah, non può farlo. Perché?
Ah, devo sparare a quello lì, ok. Quando un membro della boss uccide un avversario, tiene bravado e recupera tutti i punti azione. Ah, interessante questa meccanica. Quindi possiamo sparare ancora. Vedete, questi qua sono i 3 punti. Ah, ci ha già scelto lui in automatico che sparare. Il revolver. Ah, fa il doppio dei danni, ok. Quindi praticamente abbiamo. Parte bianca del riquadro mostra i danni base e la probabilità di colpire. La parte arancione mostra i danni del bullseye e la probabilità di colpire con bullseye. La probabilità di colpire dipende dall'arma usata. Ok, quindi praticamente stiamo. Ok, uso questo. Ok. Lo facciamo andare qui. Portiamo anche lui sul treno. Hai una probabilità di colpire molto più bassa quando spari i nemici in copertura. Puoi però ignorare le loro difese usando l'abilità finezza, ma ricorda, i nemici che non sono nel campo visivo della posta rimarranno invisibili. Ah, ok. Quindi praticamente premo questo e faccio clic sul barile. E poi sparo, confermo. Poi questo. Ah, lo faccio rimbalzare. Ah, che spettacolo! Ora Kester Colt ottiene bravado. Prova a far proseguire la sua serie di bravado sparando al nemico indicato. Ok, quindi praticamente abbiamo riacquisito il punto. Quindi io sparo. Accidenti, anche il famoso Kester Colt a volte manca il bersaglio, soprattutto quando prova a colpire qualcuno in copertura. Quando un membro della POS fallisce un attacco riceve punti fortuna. Puoi usarli in seguito per aumentare la tua mira, ok? Ah, punti fortuna sono questi qua, la barra verde, ok? Giù la testa, personaggio di Sacovarcene riduce il 25% di essere colpiti. Ok, confermo. Turno nemico, vediamo un attimo come si difendono loro. Qua non sono tradotti perché si chiamano Rifleman, però ricordiamo il gioco non è ancora uscito. Oh oh. Questo è uno shotgunner. E ne arrivano altri. Dobbiamo uccidere tutte le guardie del treno, che sono 10. E dobbiamo sopravvivere con tutti gli elementi. E ora di spendere qualche punto fortuna per aumentare le tue probabilità. Per prima cosa scegli l'abilità finezza. Quindi io prendo finezza. Scelgo l'abilità fortuna. Quindi praticamente io ho il 50% di colpirlo. E il 25% questo. Io clicco. E l'abilità aumenta a 100 e 100. Perfetto. Non puoi fallire. Io voglio sparare. Devo sparare per forza questo. Ma è bello perché comunque abbiamo riaccumulato i punti. No, dico il bello è che con un colpo si uccide, che comunque non è così scontato. Cambio personaggio, scegli Flynn. Come faccio a scegliere Flynn? Clicco qui. Puoi anche superare la copertura del nemico semplicemente aggirandolo. Ok, infatti gli andiamo alle spalle. Quindi butterò un. Ah, vado qui. Devo andare per forza dove vuole lui. Cambia arma facendo clic su il pulsante V. Infatti lei ha un coach gun, un fucile a pompa e una pistola. Io faccio V, prendo la. Puoi sparare più nemici con l'abilità pallettoni di un fucile. Ok, uso l'abilità pallettoni tutti all'interno del. Ok, quindi praticamente posso sparare a questi. Qua non è tradotto ancora. Facciamo un tiro così. Però colpisco tutti e due, eccetto tranne Kestrel Colt. Ok, vado. Gli attacchi mischia di Lothing Deer funzionano meglio a distanza ravvicinata. Scegli l'abilità attacco 2 e poi attacco questo. E lui scende e picchia. Ok, completare il colpo, segui gli obiettivi missione Daredevil mostrati in angolo in alto a sinistra. Buona fortuna. Ok, andiamo avanti. Gli posso dare un altro colpo? Ok, andato. Ho riguadagno un punto. Lui però non ha armi, nella verità. Posso cambiare personaggio? Kester Colt. Mi sa che non ha più punti. Sì, no.
Vediamo se riesco a prendere qualcun altro. È questo o questo? Posso colpire qui e poi colpisco lui al 100%. Via. Yeah. Bellissimo questa meccanica qui. Adesso riprendo l'altro, lo faccio andare a picchiare. Questo, vai. Ok, riguadagniamo un altro punto. Però siamo abbastanza inseguiti. Quindi non lo so. Kester può sparare? No. Lo muovo qua dentro, lo muovo qui. L'Outindir lo metto anche lui qui dentro. Ah no, non capisco se si può far passare il turno o meno. No, vabbè, muoviti qua. Continuiamo a spendere i punti. Ma... ah ok, abbiamo questo adesso, lui, che potrebbe sparare al tizio qui. Molto bene. Ha ottenuto bravado. Quindi possiamo fargli sparare a quello di là. Nessuna chance, però se io l'aumento... no. Voglio farlo muovere qui, dietro al treno, e poi lo faccio sparare. Ah, punti A insufficienti. Allora lo faccio andare dietro. No, non capisco come fargli passare il turno, ma... ok, turno nemico. E lui si gira e mi spara. Intanto arrivano. Allora, non innova assolutamente questo titolo, però calcolando che il primo io non l'ho giocato perché comunque non era in italiano, il gioco non mi dispiace assolutamente. Allora, fammi prendere qualcun altro tipo lei. La faccio muovere qui. E la faccio attendere, perché pallettoni non ce l'ho ancora. Però lui potrei farlo muovere tipo qui. Vediamo se li vedo. Eh no, sono ben coperti. Faccio avanzare gli altri allora. Perché ognuno poi ha i suoi punti fortuna. Devo capire come passare il turno. Ah, qua forse. Infatti. Vediamo. Lei può andare qui. C'è qualcuno dentro? No. Però tengo d'occhio. Passiamo il turno. Merda, ce n'era uno. Però ha deciso di sparare. Ah no, no, non è dentro. È... merda, ho sbagliato, ho perso. No, 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 no. Riprova. Vediamo se riesco a ricaricare dall'ultima azione, perché l'ho proprio gestita malissimo. Poi io negli strategici non sono un granché, a dire la verità. Però, oddio, non è male, perché è una bella cosa. Scusate, ma se io faccio carica. Autosalva. Ok. No, 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 no. Carica, carica. Dai, vediamo se riusciamo a recuperare da dove eravamo prima. È carino, un po' tema Desperados, ma a turni, con anche cose pseudo magiche, insomma, Wild West, quindi non male, non male. Allora, intanto io ho risposto, intanto uccido lui e poi sposto il tizio. Voglio farlo. Allora, tu potresti spostarti, no, movimento, e sali anche tu, va, perché sei un po' scoperto lì, quindi... ok, poi... tu... Let's do this. Vai qui. Poi, tu...
quanto riesci a camminare fin qua. Ok, okay, vai qui dietro. Ok, e poi c'è l'indiano che però ha un po' quel problema che attacca solo l'avvicinato, quindi passiamo il turno e vediamo cosa fanno loro. Aia! Allora, tu devi tirare giù la testa e startene tranquillo. Poi, tu vai su e gli fai il paiolo. Ah, non può andare su? Non puoi andare su? Sì, vai su, qui. E spara. Pallettoni. Merdas. Uno è andato. Abbiamo guadagnato punto per un altro. E spara anche, anche qua. Ancora. Ancora? Ce l'hai ancora uno? Torna giù. Ok, allora vai tu. Ce la fai? E qui? Vediamo quanti punti fa fuori. Caster Colt. E poi mandiamo avanti anche Jin. Poi tira giù la testa anche tu, perché? Caster Colt è un rischio. Quindi... io passo il turno così vediamo come va. Vediamo chi spara. Merda. Ma no, ma non è possibile. Cioè è veramente difficile la cosa. Cioè devo portarlo via da lì allora. Niente. Lui è un po' l'anello debole allora. O magari d'attacco è... Allora intanto sposto lui e lo muovo lontano, che non è messo benissimo. Poi gli altri li porto sotto qui. Giù la testa. Tu vai qui e stai con la testa giù pure tu, perché non è che stai benissimo. Vediamo se così funziona. Sì, nasconditi. Ok, sali su. Ok. Ah, ma sono ancora vivi sti qua, ok. Allora, vieni qua. Perché tornati indietro di uno, ok. Pronti? Uno. Mannaggia. Caster Colt lo mandiamo su subito. Ce la fa. Torna giù. Turno nemico, vediamo cosa fa. Merda. Vabbè, dai. Tu, che sei in forma, vai su e finisci quello che hai iniziato. Va. Ok. Uccidi tutte le guardie, obiettivo completato. Perfetto. Raggiungi la carrozza passeggeri con tutta la POS. Quindi, andiamo giù. No, no, basta, basta. Vai avanti. Vediamo come prosegue. Ah, dobbiamo arrivare qua. Ok. Andiamo avanti anche con gli altri. Ok. L'importante è che stiamo all'interno di questo vagone qui. You got it.
ci metteremo un po' ad arrivare col tizio qui, ma non è messo proprio benissimo l'outing di il cervo che ride. Puoi andare avanti ancora? Sì. Non è ancora chiarissima la meccanica del movimento, ma ci manca un turno ancora. Ok, vai anche tu. No, non tu, tu. Ok, siamo tutti qui. Non ci sono tunnel sulla mappa. Qualcuno faccia luce, non riesco a vedere nulla. No, aspettate. Oddio, una maledizione. Che è successo? E qua entra il Wild West, un po' Lovecraftiano, se vogliamo. Aggiungi la locomotiva. Allora, vediamo se riusciamo a fare. Con lei? No. Con chi? Chi è che ci faceva il colpo di rimbalzo? Lui. Quindi fai questo e poi questo. Vai. Fanne ancora uno, non ce la fai? No, tu però potresti farcela. 25%, no. Facciamo un passo avanti e poi... Basta, credo. Non ce la facciamo farne un altro. Però veramente l'ambientazione è cambiata tantissimo. Vai lì e metti giù la testa. Poi Gin Kester Colt, che è quello del rimbalzo, mettiti qui e giù la testa. Allora tu, manco per scherzo, vai lì e stai giù. Chi può muoversi ancora? Gin Carter, che può sparare, ma nessuna chance di colpire. Però potrei far esplodere questo. No, fai una cosa, Gin, vai qui. Vediamo cosa succede adesso col cambio. Questo è uno spawn del male. Mancato, ok, perfetto. Bene, è giunto il momento. Tu potresti sparare a lui. Ok. Poi. No, non tu, non tu. Voglio che lo faccia lui. No, chi è che è lui? Tiro di rimbalzo. Vediamo se funziona. Fai questo. Merda, questo. Questo e poi questo. Via. Ok. Poi. Lei. Sì, tu. Vai qui e poni fine alle sofferenze dell'omino qui. Praticamente questo costa forse 2 punti attaccare. Spara. Molto bene. Bisogna arrivare alla locomotiva. Quindi avanza. Andate tutti avanti, va. Andate, andate. Ce la fate? Fin qui. Eh sì, perché lui ha usato tutte le azioni. E l'autendia arriva fin lì. Adesso abbiamo usato tutte le azioni, quindi dobbiamo passare... Ah no, aspetta, può andare avanti. Fino a qua. Ok, dai, tutti avvicinati. Se ci fanno un fucile a pompa da qui, siamo praticamente morti. Andiamo. Allora. Tu vieni qua. Avevo lasciato indietro Kester Colt.
Vai avanti tu, Jim Carter. No, vai avanti, avanti lei, la donna viola. Perché? I miei ospiti, finalmente siete qui. Uccidi Mammon. Ok, dai. Andiamo qui. Kestrel. Vieni anche tu. Ma non puoi? Ah no, è coperto davvero dalla visuale. Facciamo l'out in deal, lo muovo qua. Che lui è quasi morto, quindi non può permettersi. Kestrel Colt, vai fin qui. Lui non può sparare. Il prossimo turno non farà. Jim Carter, anche lui non è messo proprio bene. Lo mettiamo qui. E vediamo cosa succede adesso col cambio turno. Eccolo lì, Mammon. Più le sue creature magiche che ci vengono addosso. Che bisogna prima uccidere loro, immagino. Ok, allora, tu. Tu. Spari a lui. Percentuale di presa 25. Nessun bersaglio valido. Non potresti fare un passo qui. Sparagli 25%, pochissimo. Ok, puoi sparargli ancora? No. In compenso lui però potrebbe arrivare qui e sparargli. No. Perché? Perché non ha più azioni. Merda. Vieni qui, va. Allora, Kestrel Colt potrebbe fare un tiro da lì e poi andare qui. Vai. Merda, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Beh, l'altro sta nascosto lì, passiamo il turno. Vediamo cosa succede. Belli che vi mettete lì. Fantastico. Così poniamo fine subito alle vostre sofferenze con il fucile a pompa. Quindi vi metto qui. Fucile a pompa. Rotate. Visuale. Via questi due. Via. Ancora un colpo. Spara. Ottimo. E può sparare anche un terzo colpo. Non credo capire bene la meccanica, ma comunque Flynn qui usiamo L. Ah, non ne abbiamo ancora accumulato. No, la state usando 50%. Ottimo. Ok, abbiamo completato anche l'uccisione di Mammon. Ha fatto tutto lei, ha fatto tutto Flynn. Ah, non era lui. Trova e uccidi il vero. Ok. Niente, non era lui. Lei può attaccare ancora, sì. Però voglio farglielo fare a Kestrel. Vediamo se può fare il suo attacco. Mammon, Mammon, Mammon. Sarà sicuramente questo. Vediamo, va. Puoi farlo ancora? E lui. Mi piace tantissimo questa meccanica qua. Puoi colpire ancora? Ok. E abbiamo anche un Mammon qui. Lei. Ah, Kestrel continua a sparare a ripetizione perché... Mancato, merda. Vediamo. Lui no. Lei. Tu potresti attaccarlo col fucile a pompa.
Ma no, qua si fa tosta davvero. Vieni via. Tu puoi sparare lui con questo 100%. Vai. Ancora. No, lui non attacca. No, passiamo il turno, ma adesso moriremo. Non vedo niente. Merda, ma cosa hai fatto fuori? Lei. C'è andata di culo, abbiamo guadagnato punti. Siamo quasi andati, eh. Allora, tu spara col pompa e colpisci questi due qui. Ok. E ha ucciso anche quello. Adesso vediamo se gli fa danno se colpisce quello. Nessun bersaglio valido. No, voglio prendere Kester e fargli fare il rimbalzo. Quindi rimbalzino qui. Uno, due e poi tre. Vai. Tu lo puoi colpire? Nessuna chance di colpire, quindi potresti avvicinarti qui e sparargli. Merda! Punti azione insufficiente, non puoi manco tornare indietro. Dai, torna indietro. C'è qualcuno che può ancora attaccare, no? Perché lei. Ma se mi fai il passo qui, puoi sparare? Sì. Merda, non ce la fa. Scappa lì dietro. No, non tu, lei. No, siamo spacciati. Praticamente abbiamo perso. Purtroppo abbiamo finito. Perché adesso sto qui ci fa fuori qualcuno. No, ne rievoca un altro. Merda. Dai, Kester Colt. Fai quello che devi. Endspawn. Ok, ottimo. Guadagni un punto. Fallo di nuovo. Fai rimbalzino qui. E poi colpisci lui. Vai. Ottimo. E adesso abbiamo l'ultimo da uccidere. Ah no, l'abbiamo già ucciso. Che ombre valiente. Hai le palle. Sì, è un po' surreale tutta questa ambientazione. Sono un demone, dopo tutto. Quindi era davvero il treno fantasma. Mi chiamo Mammon e l'inferno è il posto da cui vengo. È la vera ospita a queste parti, vabbè. Ti piacciono le carte, demone? Giochiamoci una mano. Se vinco io mi lascio andare, se vinci tu puoi prenderti la mia anima. Che ne dici? Stiamo diventando ingordi, eh? Ecco la mia offerta, la locomotiva ad anime. Immaginate tutta quella potenza in grado di realizzare i vostri sogni più sfrenati. Vincete e ve lo darò. Perdete, le vostre anime saranno mie. Un solo giro, la mano più alta vince. Trace d'assi contro il testo. Poker d'assi.
Credevi davvero di potermi fregare? Ha barato ovviamente un demone. E quindi si è preso le anime. Va bene, vediamo. Vediamo, è senz'altro interessante come titolo per i fan dei giochi con combattimenti a turni, un po' la XCOM. Voglio vedere un attimino adesso come qui. Dannazione, svegliati, Jin, apri gli occhi. Ok, c'è questa sorta di gioco un po' alla Libro Game. Andiamo. Ok, qua la storia, adesso non voglio trattenermi molto. Puoi usare la mappa per esplorare il mondo e la storia di Hard West 2. Puoi visitare molti luoghi insoliti e incontrare le persone che lo abitano. Questo si presta tantissimo per una live perché... Diciamo che avendo il mondo open world possiamo magari dedicarci una live, appunto. Qua c'è il campo distrutto che si va a esplorare un po' sullo stile di un gioco di ruolo. E qua si va a leggere le varie cose. Stiamo esaminando tutte le cose. Possiamo accamparci in qualsiasi momento e recuperare, cerchiamo riparo, quindi andiamo alla capanna in rovina. Ma allora diciamo che il combattimento è abbastanza classico sullo stile XCOM, ma quanto visto alla fine di quel tutorial, di quell'enorme combattimento sul treno, devo dire che il gioco non è assolutamente male, soprattutto in visione di questa, diciamo, natura, non dico open world, ma natura un po' da gioco di ruolo. Quindi state sintonizzati, fatemi sapere sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un proseguo magari in live una sera, o se cosa ne pensate, insomma, del gioco. Detto questo, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.